Morgan, ti volevo chiedere se ci stili la tua personalissima classifica delle migliori parate del 2010 e poi l'opportunità di rivolgere un messaggio ai tifosi del Napoli, ma principalmente ai cittadini di Napoli. Cosa ti senti di dire? Tifosi, cittadini e poi... Vabbè, per quello che riguarda le parate, insomma, io non parlo mai in maniera... cerco di nascondermi un po' rispetto a, come si dice, ai complimenti, agli elogi personali. Diciamo che sono orgoglioso di tutte quelle parate che hanno contribuito all'ottenimento di un risultato, indipendentemente poi dal valore tecnico che la parata ha, perché ho fatto degli esempi nelle passate conferenze, ho fatto parate dove il Napoli perdeva, allora parate importanti, tecnicamente difficili, dove il Napoli perdeva, però non venivano ricordate tutte. Quindi diciamo che le parate più belle sono quelle che poi riescono a dare un contributo a livello di risultato alla squadra. Quindi quella con Lecce? Sì, quell'ultima con Lecce, assolutamente, va bene, ma insomma, non lo so, adesso proprio per entrare nel dettaglio mi ricordo una a Catania su Spolli che... è un capolavoro, quella con Vivaio col Bologna, vabbè, dal 2000. Sì, vabbè, magari anche quella con la Steaua, sai, ci sono cose che poi sono più o meno difficili, ma che assumono un determinato tipo di valore rispetto poi a quello che la squadra si sta giocando. E i tifosi, ecco, anche per i tifosi credo che il salto di qualità sia quello di dare la continuità a quello che stanno facendo. Non so, io sono arrivato a Napoli a 32 anni e ci sono arrivato credo nell'età giusta, la maturità per saper vivere in questo ambiente. Un ambiente che ti carica, che ti dà grandissime gioie, emozioni, ti gratifica. E spero, ecco, di continuare a vivere fino a quando giocherò con questa maglia queste soddisfazioni che chiaramente dovranno sempre essere accompagnate dai risultati. E poi insomma io ho sentito anche il presidente, so, magari capisco il riferimento che può essere fatto alla tua domanda. Non lo so, è un discorso complicato. Io Napoli la vivo calcisticamente, quindi per me sono tutte rose e fiori. Non sono uno scellerato, mi tengo una persona abbastanza intelligente, quindi so benissimo che questa città vive delle difficoltà grandi, importanti. Però ecco, diciamo che il contributo che posso dare io e le parole che posso dare io rispetto a questo sono quelle che faccio il mio lavoro e cerco di farlo nel miglior modo possibile, cosa che forse potrebbero fare singolarmente i napoletani per migliorare questa città.